Bentornati allo stadio Luigi Ferraris, benvenuti a Genoa-Milan, penultima giornata di campionato, stadio chiuso per paura su decisione arrivata intorno alle 23 di ieri sera da parte del prefetto Francesco Musolino. Difende il pallone, Ronaldinho dentro, Borriello deviazione e poi Bocchetti mette fuori di testa, ancora Borriello potrebbe intervenire, arriva Gattuso fuori dall'area di rigore, Flamini. Tira Flamini, palla sul fondo, è la prima vera palla gol al Ferraris. Spiovente di Ronaldinho e gol annullato per posizione di fuorigioco di Pato. Va da solo Pirlo, prova a liberarsi addirittura in mezzo a tre avversari. Borriello va dentro, Borriello! Amelia ha respinto il tiro di Borriello. Prova Ronaldinho ad alzare, Borriello, il salvataggio di Amelia che manda in calcio d'angolo la protesta di Borriello. Ronaldinho, al limite dell'area di rigore, prova ad alzare il pallone, Borriello in rovesciata, Amelia e poi Criscito, di nuovo in calcio d'angolo, la rovesciata di Marco Borriello a un passo dal gol dell'ex. Qui colpo di testa e palla in rete, Sculli! Per il vantaggio del Genoa, ha segnato Sculli. Beh, è uno straordinario stacco, però se effettuato completamente libero è ancora più facile. È buona la posizione di Acquafresca che vola verso la porta, insiste Acquafresca, c'è Fatic dall'altra parte. Acquafresca traversa, poi Fatic, ma è arrivato prima il disimpegno di Flamini. L'attacco di Sculli va via da solo, Sculli, ancora Sculli, prova a calciare, Dida che respinge. E qui un brutto intervento che costa il secondo giallo a Flamini e l'espulsione. Somma di cartellini, Flamini se ne va lasciando il Milan in 10. Scade in questo istante il recupero e finisce qui al Ferrari. Finisce con la vittoria del Genoa.